Salve a tutti dal sottoscritto, nuovo appuntamento per quanto riguarda la voce di Galina e dintorni. Come vedete alla mia destra oggi ho Silvia Lucia Maglio. Sei una componente della dell'Arcifraternita ecco, della Dolorata dei Sette Dolori, sì. Sono il tesoriere, la cassiera della confraternita. Come professione sei un avvocato, vabbè, sì. Noi, giusto per farlo sapere insomma ai telespettatori, sì, che vedranno questo video. Niente, io ti ho invitato, tu hai accettato l'invito per quanto, grazie, riguarda, siccome mancano una decina di giorni per quanto riguarda questo evento, Galadina si appresta per la processione del Sabato Santo, che è ormai una tradizione. Da quanti anni dura? Da quanti anni è impossibile dirlo, perché è una tradizione ormai di secoli, perché bisogna tenere conto di tante circostanze. La prima tra tutte è che è proprio una caratteristica di Galatina quella di avere la processione al sabato mattina. Dicevo dei tempi che non si possono calcolare, di quando è stata, come dire, è dato l'input per la processione del Sabato Santo, perché l'Arciconfraternita della Dolorata è una delle più antiche di Galatina, nonché una delle più numerose di Galatina. Sì, infatti è molto seguita tutti gli anni. Siamo come iscritti, come confratelli e consorelle, siamo nell'ordine di diverse centinaia di persone, quindi diverse. Ci stanno suggerendo, no, esattamente. Non possiamo io non volevo entrare nel dettaglio dire dei numeri, però siamo diverse centinaia di persone, siamo 500, circa 500 iscritti, e è una caratteristica, la caratteristica della città di Galatina, questa della processione del Sabato Santo. Volevo soltanto puntualizzare che la confraternita nasce, perciò ti dicevo, e riprendo il discorso di prima, il fatto di non poter dire da quanto tempo la processione è diventata una manifestazione così seguita, perché la confraternita nasce nel 1711. La confraternita nasce... Sono bei anni. Sì, lontanissimi soprattutto. Bisogna tener conto di una cosa, che viene istituita la confraternita da un gruppo di galatinesi ancora prima, o comunque nel momento in cui c'era la volontà di costruire la chiesa della Dolorata. Infatti alcuni confraterni proprio in quegli anni decidono di erigere la chiesa. Questi sono tutti documenti che vengono riportati da Monsignor Antonio Antonacci in un libro che lui proprio ha scritto, La chiesa della Dolorata in Galatina, consultabile da chiunque per avere anche contezza insomma di queste informazioni. E quindi nasce dalla volontà di questi volenterosi galatinesi di voler fondare intanto una congregazione, che comunque nasce dalla separazione di una precedente congrega di Santa Caterina da Siena, e poi successivamente gli viene data quella qualifica giuridica nel 1816 da Ferdinando IV. Al tempo era re di Napoli e re di Sicilia, successivamente poi divenne il re delle due Sicilie. Quindi stiamo parlando di tantissimo tempo fa. Quindi dire la processione nasce quando, non lo sappiamo. A meno che non si vanno poi a fare delle ricerche certosine proprio, magari sia alla Santa Sede, alla Curia, che alla Santa Sede. Mi è venuta in mente la Santa Sede perché la chiesa venne costruita nel 70 proprio su iniziativa, come dicevo, di alcuni galatinesi che si erano riuniti in confraternita dopo la rovina appunto della congregazione della congregazione detta Santa Caterina da Siena. Nel 1711 viene istituita la confraternita dall'ordine dei servi di Maria, ed era questa l'ordine dei servi di Maria che si occupava del riconoscimento delle confraternite, di dare il riconoscimento alle confraternite. Ripeto, queste sono tutte informazioni che si trovano nel libro che ho appena citato e che è stato redatto proprio da Monsignor
Mauro Antonio Antonacci. Ha fatto un lavoro davvero eccezionale nel reperire documenti, bolle e quant'altro fosse necessario alla, diciamo, alla, al, come dire, a, a rendere noto alla cittadinanza quella che è la storia sia della Chiesa che della confraternita. Comunque, ripeto, io sono bellissime queste cose, molti galatinesi queste cose non le sanno, te lo posso garantire, te lo posso garantire, perché qui nessuno si prende la briga, c'è un menefreghismo totale dappertutto, dappertutto in generale, che se ne fregano, ma quella cosa, quello, contro quello, quello, in generale proprio, però ripeto, in quell'epoca, insomma, ecco, com'è nata la processione, logicamente non si sa, però... Sicuramente su iniziativa, perché poi comunque è rimasta una, come dire, una manifestazione a sé stante, perché è una manifestazione della religiosità popolare, è una processione che va ad unire, a mettere insieme tutta la popolazione, tutta la cittadinanza di Galatina, ma non solo di Galatina, ma anche perché, dei paesi limitrofi, perché tuttora oggi vengono delle persone, non dico turisti, c'è gente che si trova di passaggio, ma gente che abita fuori le mura di Galatina, però viene il Sabato Santo per non perdersi la processione. Ed è una manifestazione, diciamo, di religiosità popolare, anche perché si vedono riunite tutte le istituzioni, quelle civili, quelle militari. No, stavo dicendo del fatto che la caratteristica di questa processione è appunto quello di voler, che ha, dicevo, dei turisti, del fatto del, che vengono gente, quindi non soltanto i turisti, ma anche, anche Fogliano, gente, Soleto, sì, gente Arateo, da... penso pure qualcuno di Neviano, perché vedo molta gente di Neviano a Galatina. Io... Sì, ma da Lecce anche, ma da qualsiasi posto, insomma, chi ne ha conoscenza e devozione anche, perché poi tutto si rifà lì, la devozione nei confronti della Santissima Addolorata, insomma, è una, come dire, è una voglia, c'è questa proprio partecipazione sentita con la compostezza e con il sentimento proprio, no, della fede che poi uno ha. Oddio, può anche essere, come dire, una partecipazione anche distaccata, però è comunque sentita a tal punto che comunque appunto vengono è partecipata da molti, da chiunque, in maniera trasversale, senza distinzione, insomma, di ceti e quant'altro. E come dicevo, il momento è un momento di coesione tra la cittadinanza e le istituzioni. Le istituzioni, perché vengono invitate tutti, quelli civili, sì, quelli militari, quelle religiose, nessuna esclusa, e tutti partecipano con grande interesse, ma anche partecipazione emotiva, ecco. No, dico, alla fine organizzare il tutto, insomma, ecco, alla fine della quando si inizia, per esempio, forse dopo le feste di Natale, forse, no? Si inizia già subito. Percorso che noi facciamo, il percorso all'interno della confraternita, che appunto è un percorso comunque religioso, inizia come per chiunque con la Quaresima. In questo periodo si intensifica, perché noi abbiamo proprio in questo periodo, proprio in questa settimana, stiamo celebrando il settenario della Madonna, dedicato ai sette dolori della Madonna, dove viene appunto vengono contemplati i sette dolori della Madonna, e poi alla fine della funzione viene poi cantato lo Stabat Mater, che è un'esperienza davvero... questo che cos'è? Lo Stabat Mater è una composizione di Jacopone da Todi, che praticamente è un'invocazione a Maria, che vede, sì, è un'invocazione a Maria, sì, perché possa, come dire, trasmetterci da quello che ha passato, subito Maria per il figlio, lo diciamo in maniera anche magari da, come dire, da profani, ecco, perché non, comunque io non sono, no, teologa o quant'altro, però per le esperienze che vivo quotidianamente, ecco, nel cantare questo Stabat Mater, e questa implorazione a Maria, che comunque sta ai piedi della croce, dalla quale
o sulla quale è appeso il suo unico figlio. Volevo dire una cosa: noi abbiamo come nostro, come dire, stemma o come segno rappresentativo il cuore, un cuore trafitto da una spada. Ecco, il cuore trafitto da una spada è proprio questo significato. È proprio il primo dolore che noi andiamo a contemplare durante questo settenario, perché quando Maria va a presentare il figlio al popolo, no? Come tutti sono orgogliosi quando nasce questo bambino e si porta, no? Anche noi facciamo così, insomma, no? Quando Maria arriva al tempio degli anziani, o meglio, per presentare agli anziani il suo figlio, il vecchio Simeone le dice: guarda che proprio il tuo cuore sarà trapassato da una spada. Proprio a far indicare il primo dolore, scusami, proprio a farle indicare quello che sarà poi, o a farle conoscere o a, quello che poi sarà i dolori di Maria per questo figlio che comunque che viene messo, insomma, sarà, insomma, alla fine questa, come l'hai chiamato? Lo Stabat Mater. Stabat Mater. Stabat Mater. Stava la madre ai piedi della croce. Viene suonato. Durante il settenario. Il settenario praticamente inizia il venerdì precedente alla Settimana Santa e si conclude questo venerdì. Per esempio, sì, però aspetta, mi pare giovedì ci sono, vabbè, i sepolcri. No, è già iniziato, la settimana prima. È già iniziato. Il settenario inizia una settimana prima della Settimana Santa. Scusami. Prego, figurati. E infatti è iniziato venerdì scorso, finirà domani giovedì. Venerdì avremo poi la messa del vescovo, ci sarà il vescovo, durante la quale verranno per tradizione consacrati i nuovi confratelli e le nuove consorelle, e quindi sarà un momento di festa per noi, un momento di crescita anche numerica, no? Dicevamo siamo tantissimi, però continuiamo a crescere, anche perché forse la, come dire, lo spirito, o comunque il segreto della, come dire, di questa, della longevità dell'arciconfraternita è questa volontà di tenerla sempre viva, di alimentarla con stimoli sempre nuovi. Infatti proprio il solco che noi, che il priore di questa amministrazione sta seguendo, è quello proprio del rinnovamento, ma nel rispetto della tradizione, e quindi con tanto impegno sia da un punto di vista come dire interno alla confraternita stessa, ma anche esterno con opere di carità, con tantissimi piccoli ma anche grandi, insomma, come dire, apertura nei confronti di chiunque. Va bene, dai, allora adesso ci fermiamo, sì. Breve pausa pubblicitaria e al rientro della pausa pubblicitaria vedremo un po' di vecchie foto per quanto riguarda delle vecchie processioni, esatto, di un po' di anni fa, ecco, delle novità, sì, va bene, fra poco. Rientrati dalla pausa pubblicitaria e insieme a Silvia, vediamo subito, ecco, come avevo detto, le foto delle vecchie processioni, esatto, come avevo detto poc'anzi. Prego la regia se può mandare in onda queste foto, così almeno al limite le commentiamo insieme, anche perché io l'ho dato uno sguardo, insomma, e si vedono sono distributori antichi, di benzina, sono antichissimi, a moco, cose antichissime, io neanche me le ricordo, cioè, non so, ecco. Non so se tra quelle che ti ho dato c'è anche una, ecco, vediamo di vedere qualcuna. E qua si vede, per questo, esempio, questo non le vedi molto, sì, bene, perché infatti, insomma, sono uno schermo un po' più piccolino, infatti, però insomma qui secondo me sono vicino la via di Soleto. Io credo che questa sia Corso Giuseppina del Ponte, non vorrei sbagliarmi, sì, ma credo che sia lì, ecco, lo puoi vedere di qua, ah sì, forse è meglio.
Sì, si può vedere di qua, tanto questa gira così da sola, insomma, ecco, okay. Giusto, ecco, quasi al limite. Questo è il Cristo morto che, no, viene portato in processione. Sì, perché stanno vicino all'uscita dalla chiesa. Esatto, se sì. Non sbaglio. Sicura? Sì, questo è il momento iniziale, no, della processione. Qui ancora un... Questa è, secondo me, via dove c'è la via per andare a Madonna del Carmine. Esatto, sì. Se non sbaglio, sì. Questa è la statua della Madonna. Sarebbe bello, e io in questo non ti posso aiutare, sarebbe stato bello se ci fosse stato qualcuno che magari in quei volti riconosceva un parente, uno zio o qualcuno. Ecco, no? Vedi qua, guarda, questa è l'incrocio di Via Soleto. Ma in Via Soleto c'era un distributore di benzina. No, ma a me sembrava la villa, però. Non vorrei sbagliare. E lo porta qui, io non l'ho mai vista quella foto. Ecco, ancora il Cristo morto. Ma anche i percorsi sono cambiati, perché... Perché io ho visto che qui facevano pure qualche percorso particolare, no? Sì, qualche prima strada... anche la via di Soleto, sì. Si percorreva la via di Soleto, però poi, insomma, è stato... Qui... Secondo me qui è... No, è cambiata l'immagine. Sì, è cambiata. Comunque questo è Corso Portaluce, le macchine non mancano, le macchine parcheggiate, vabbè. Sì, però ce n'erano molte meno. Pure in quell'epoca c'erano problemi. Ce n'erano molte meno. Questo mi sembra Corso Re d'Italia, no? La via, sì, della stazione, diciamo, propriamente, sì, detto, sì. Per noi. Questo è all'inverso, sì, all'inverso un attimo, perché è girata... Sì, no, la foto è girata all'inverso. Ci sono un paio di foto, sì, che sono, infatti, un po' più vecchie, pure sembra che non sono fatte in un modo particolare, anche perché, insomma, alla fine la tecnologia, sì, questa mi sembra la tecnologia di quella volta con questa di adesso, cioè. Beh, anzi già è tanto che si vedono, però vedi l'affluenza, la partecipazione. Vedi? Io questa cosa, io questo non me lo ricordo, dove questo Non saprei dirti neanche io. Stiamo qui, secondo te, come datate queste foto? Data? Non c'è una data, non c'è niente. No, magari saranno, perché in alcune foto c'è anche Monsignor Antonio Antonacci, quindi saranno gli anni 60, anche prima, comunque prima degli anni 60, insomma. Ma queste prime degli anni 60? Alcune sì, alcune sono più recenti, dove c'è, sì, perché qualcuna è colori. Sì, ma poi alcune in bianco e nero, proprio secondo me sono precedenti gli anni 60. Purtroppo dietro le foto non c'era l'indicazione della data, per dire, no? Quindi, però, insomma, ti dà l'idea. Comunque, come dire, la confraternita, possiamo dire, è un'istituzione. Sì, questo. È un'istituzione. Ad alta voce, proprio. Sicuramente, sicuramente. Ripeto quello che dicevo prima, una partecipazione sentita da chiunque. Io mi ricordo di quando eravamo piccoli, no? Insomma, che ci portava la mamma, e poi adesso che invece da soli siamo comunque rimasti, come dire, legati a questa tradizione. Molto coinvolgente e commovente. Perché la notte di tra venerdì e il sabato mattina, mm-hmm, alcuni rappresentanti della confraternita, nello specifico il nostro segretario, che salutiamo, la signora Tiziana Serra, esce insieme ad un altro ragazzo, di cui faccio però soltanto il nome perché non fa parte del direttivo, Riccardo, escono insieme con i musicisti per il richiamo della Madonna. Io non so, uh-huh, se tu personalmente lo hai mai sentito, no. Però ecco, durante la notte, di quella notte tra venerdì, per esempio, queste cose, e sabato santo, escono loro e fanno il giro per il paese, si soffermano soprattutto presso le abitazioni
per strada tutto, non è che vanno a suonare a casa, per strada si soffermano presso le abitazioni dei confratelli e delle consorelle, scendono dalla macchina, se hanno la macchina, altrimenti no, a piedi, per dire nel centro storico vanno a piedi. Il 30 di esatto, di marzo, nello specifico succederà. La notte del 30, e ci sarà questo richiamo, ed è praticamente una... saranno dei colpi di tamburo con una tromba e un lamento. Quindi ti stavo dicendo, la notte del 30 ci sarà questo questa proprio particolarità, no, perché loro per dire escono intorno alle 11, mezzanotte e faranno il giro di tutta Galatina suonando, si fermano poi in prossimità delle abitazioni dei confratelli e delle consorelle, suonando questo lamento con il tamburo e la tromba. Ed è molto suggestivo, sì, perché poi tu magari a quell'ora, per dire da casa mia passa intorno a mezzanotte, 12:30, no, così, però a quell'ora già si è coricati, no, perché comunque la mattina dopo ti devi alzare presto, la sera c'è stata la processione, e quindi, no, magari anche fisicamente uno sta comunque ormai, come dire... E avviato verso il riposo, e però si sente ed è bello poi ascoltare questa, molto commovente. Perché poi sono dei suoni cupi, no? Il tamburo è da ascoltare, magari se hai la possibilità io ti invito a quantomeno quando partono a farti dare la prima sosta, in modo insomma che possa anche tu renderti conto di quello che si prova. E questo, quando tu dicevi ci si prepara, si inizia da tempo, non si inizia da tempo, perché sono come quelle, come dire, sono delle situazioni ormai avviate, no? È come se ognuno sapesse cosa fare, però l'impegno è costante, l'impegno deve essere costante, e l'impegno è di tutti, per dire la processione è un impegno per chiunque noi, come anche, no, l'uscita la sera per suonare questo lamento, non solo nostro, magari noi ci teniamo e ci piace fare, ma anche dei musicisti stessi, no? Che dovranno tutta la notte stare lì al seguito, no? Comunque dai, che dire altro? Io vorrei... No, se vuoi dire qualcos'altro per me... No, io so semplicemente salutare Michele Forte, che è il nostro priore, che ci ha dato l'opportunità di farci conoscere, perché magari uno si aspetta che la confraternita sia qualcosa di chiuso in se stesso, no, e forse proprio la processione è aperto a tutti, e forse è la processione del sabato che rispecchia questo sentimento, perché effettivamente è rivolta a chiunque. A Donnaldo, che è il nostro padre spirituale, ci guida e ci consiglia sempre, e al suggeritore mio oggi personale Antonio Lagna, nonché revisore dei conti della confraternita stessa, Salvatore Patera, che è una pietra miliare della confraternita, Luigi Mangia altrettanto, insomma siamo questi del direttivo, e siamo ed è questa la squadra che cerca ogni giorno di fare qualcosa in più per portare avanti la tradizione, però come dicevo prima, rinnovandoci noi. Va benissimo, ok, allora io ti saluto. Silvia. Io ti ringrazio per l'opportunità che ci hai dato. No, non ci mancherebbe, voi è dovere. Io, e ti invito, io ci tengo a questa città. Ti invito tantissimo a partecipare. Io farò uno speciale pure. Io gli altri anni ho fatto una diretta in streaming per quanto riguarda la processione. Poi, insomma, quest'anno... Ah, vedi, allora magari quest'anno, siccome noi siamo impegnati con la processione, se tu farai qualcosa, registrerai qualcosa... Sì, io farò lo speciale della processione. Ci darai poi magari qualche materiale, no? Video, farò...
quello che no? farò tutti gli anni, io poi lo manderemo in onda sul la nostra programmazione. Però mia, un dischetto siamo... per me, per sì, noi, no, insomma, no, per la confraternita. Ci mancherebbe, ah, okay. Si fa un per il DVD. Non è questo il problema. Vabbè, ti ringrazio. Allora, io vi do grazie appuntamento a un altro puntata di Bella Voce di Galatina e dintorni salutiamo Silvia, il suggeritore, signor Lagna, che non c'è qui in video, insomma. Vi do appuntamento alla prossima puntata con un altro approfondimento per quanto riguarda gli eventi che vanno a susseguirsi in questa città di Galatina. Un saluto dal sottoscritto e da Silvia. Grazie.